Mister Alberto Colombo, mister, avete trovato un Cerignola che fino almeno all'ottantesimo non vi ha fatto respirare, non avete trovato spazio e non siete riusciti ad esprimervi. Sono più i demeriti del Pescara o i meriti del Cerignola? Beh, una domanda difficile, sicuramente la verità sta nel mezzo, nel senso che Cerignola ha fatto una grandissima partita e noi talmente brutti per essere veri, non lo so, però sicuramente abbiamo agevolato anche in diversi modi la buonissima prestazione del Cerignola e quindi nessuno può dire assolutamente nulla sul risultato. Dopo una prestazione sottotono in una partita importante come questa, si sente sulla graticola. Ma è inevitabile, credo che sia la logica del calcio perché se insomma, approcciamo ad una gara del valore come quella di oggi in questa maniera e poi la prestazione al termine della contesa è quella che abbiamo visto, è chiaro che l'allenatore, essendo responsabile tecnico, sia il principale imputato di qualcosa che non sta andando come si voleva. Come sta vivendo questa situazione dal punto di vista personale? Una situazione comunque abbastanza contraddittoria. Contraddittorio non credo proprio, nel senso che credo che ogni persona che tenga a livello professionale a quello che sta facendo e non lo sta facendo o i risultati non sono ottimali, non credo sia né soddisfatto né contento di come sta lavorando. Quindi almeno che insomma, non sia poco lucido nel giudizio. Siccome mi ritengo molto obiettivo e mi ci metto sempre davanti a quando giustamente le responsabilità sono da prendersi, è chiaro che non sto vivendo sicuramente in una maniera serena questo momento, ma credo che sia comprensibile umanamente, perché insomma, se uno ci tiene veramente, pensa a quelli che possono essere stati gli errori fatti, le soluzioni che si possono adottare, se si vede una via di uscita, tutti questi aspetti. Quindi in questo momento è così. Su due piedi sa trovare una sorta di motivazione a questo tracollo della sua squadra nell'ultimo periodo? No, diventa difficile dare spiegazioni, perché poi quando uno perde de deve spiegare, quando uno vince invece ha sempre ragione, ma è inevitabile che ci siano delle cose che sono cambiate, che si sono modificate rispetto all'andamento delle prime 13, 14, 15 giornate. È chiaro che darsi una spiegazione ad un cambiamento così importante non credo sia così semplice, ma bisogna elaborare con un po' più di mente fredda il perché di questa involuzione.